GG, siamo finalmente alla seconda ranked di qualificazione. Ho Irelia contro, parto con le flask. Allora, invade. Invade, chiamato l'invade ovviamente con Singed. Non mi piace là. Vabbè, meglio di niente. Vediamo che... Ho Irelia contro, la team comp loro mi piace da morì. La nostra non mi fa impazzire. Il problema è Irelia, non la vorrei mai vedere. E Akali non la vorrei mai vedere contro. Soprattutto a sto livello, perché se chiude un oggetto te sciotta. Sì, ma se tocca invade, andiamo, dai. Cazzo aspettate. Non mi piace l'invasione da qui. GG. Gli ho usato tutto, però almeno Amumu è fatto il primo sangue. Una guardina qua. Io parto una pozza in più. Tanto Irelia c'ha il teleport. Però giustamente adesso può andare un po' più aggressiva perché lei c'ha il flash. Allora, è una vita che non uso Singed, però è stato il mio primo main, quindi ho deciso, vabbè, devo andare top. Come ho consigliato io in solo Q, imparassi a giocare solo un ruolo è inutile, perché tanto tu non sai quello che andrai a giocare. Penso sia la cosa più stupida. Quindi io cerco sempre di giocare tutti i ruoli decentemente. La prima partita non mi piace molto come è andata. Cioè ho giocato, lo ammetto, non ho giocato bene, anche se lo score un po' mente, perché lo score stavo in positivo, cioè non è solo quello. Io parto sempre al presupposto se può giocare meglio e cerco di guardare dove posso migliorare. Quindi dico che la partita Jarvan potevo sicuramente giocare molto meglio, perché parte dal presupposto se trovi un team dei ritardati devi vincere a te. E quella non la vincevo se il team mio non era un pochino sveglio. Ok, Irelia decide di giocare abbastanza passiva. Ok, c'ho il mouse che ultimamente mi sta dando una cifra di problemi. C'ho, non so che mouse usate, io ho il RAT 5 e non so che gli è successo, è impazzito. È ora di tagliare due botte, Irelia, va. Fagli capire che non è che gli lascio farma così gratis. Perché se arriva a breve. Non c'ho neanche il ghost, se no. Vai, te l'ho tirata sopra in bocca, bravissimo. No, perché il flash? Vabbè. Almeno la flashata lei, ma che la flashata Momo non mi piace. È quasi ora. Ok, teleport di Irelia. Per favore, quando sto in game cercate di non scrivere e mi distraete. Se sto a fa normal, quello che pare. Atterbagno nemmeno, non è scema. Non sta attento a Jarvan. Dire e di va.
Sì, recollo, recollo. Allora, Kalista ha fatto kill bot. Not good. Andiamo un po' dei pozzetti. Così cerco di chiudere il protector prima del prossimo recollo. Mid come sta andando? Jarvan non si vede. Morelia giustamente sta. Si è messa a farmare passivamente. Moss scapoccia sempre di più. Buono. Cazzo, gli è successo all'ignite? Non mi parte l'ignite, raga. Si è buggata l'ignite. Ignite bug. Oh, Akali, cavolo. Ma è un problemone grosso perché con l'ignite buggata. Boh. Katarina inguardabile. Prende Katarina contro Akali. Prendo un po' di sostegno, va. Quella kill su Irelia sta rosicà. Il problema senza niente è un dramma. Cioè, se tu prendi l'ignite devi usarla e ci devi vincere la lane. Col fatto che Monum è partita, non sono riuscito a fare la kill, quella c'ha il teleport. Oh, ma è workata l'ignite, va. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Mannaggia Eva. Cioè, è riuscita a ricurarsi con l'ultimate. Non ci credo. Mo' sono rimasto un sacco indietro rispetto a Relia. Dovuto chiudere prima questo, per forza. Mo' è un casino. Quella ha preso a Katarina contro Akali. Non ci si crede, non ci si crede. Poi è un matchup difficile. L'hai piccato te, handicappato.
pure per secondo. Tu dimmi te se uno mentre gioca deve aprire il cane. Vaffanculo, re. Missa Gallia, non c'è mo word al drago. Secondo me mi dai vacali. Allora, Irelia ha usato il teleport, una notizia buona finalmente. Regoliamo. Drago si sono fatti loro. Allora, 4-5. Ciao amica. Ciao amica. Voglio rimparare a Proxago Singed, che è una cosa Cristo. Il problema, ha detto, queste sono cose che... Che minion dà more damage than you. E se non sai che i minion fanno danno, impara a giocare, che cazzo vuoi. GG, ci siamo presi la torre. GG. Facciamoci questa. Arrivo.
Allora, vediamo un attimo la loro team comp. Devo chiudere velocemente i Mercury e il Frozen. È quasi ora. Hanno flashato buono. C'è una ward qua. Torniamo top. Io sto un pochino indietro de farm. Vabbè. No, rispetto a Rally a 20 minion ci stanno, considerato che lei all'inizio ha preso vantaggio. Se mi avvicinavo gli facevo da trampolino e rischiamo e si salvava, quindi ho preferito lasciare kill a Mumu. L'ho preso l'assist, recupero un po' dei minion che gli misso pure, però vabbè. Mo' pusho veloce sta lane e me ne vado. Il problema di non fa più ranked, perché comunque sono stato impegnato col lavoro e tutto, è che c'è di un attimo ripia la mano quei PG che magari ti servono a fare ranked, perché io me so. Oh, GG. GG, questo sì che mi piace. Irelia, TP care. La via distrugge. GG. Drago in un minuto. Oh. Sarveleno ha detto che non devo la stitta oggi. Via. Io devo correre top. Vai te. Cioè dovrei fare un tempo, vai. Ti dico, sta attenti perché Rella c'ha il teleport del prossimo drago. Quindi che devo fare? Devo pushare il più possibile e andarci a piedi. Purtroppo il teleport non mi piace per solo Q. Sarò nab, sarò quello che vi pare, però. Mi interessa solo della città sti minion. Ok, se loro fanno i kill se possono fare il drago, perché sono comunque 4 contro 4, io al massimo prendo una torre. Vediamo un attimo. Se lei la prova a tippa, io devo stopparglielo. Ok, non ci provo neanche. Irelia, e dai no? Magnate un po' di veleno, scema. Mi fa danni e nonna papera ormai. GG. Cos'è vi dico?
Oddio, chi è sta festa mid? No, Katarina. Oh, GG. Mamma mia, GG. Dai, Yamumu. Prendiamo la mid. Ne hanno fatto il pezzo. Purtroppo, come ho già detto, parlo poco quando cerco un po' di concentrarmi, perché a me già gioca così mi sconcentra tantissimo. Cioè io dovrei fare i video muti mentre gioco. Cioè, o li faccio a cazzeggio o cercare di rimanere concentrato in questi video, e a me è quasi impossibile. Però così si prendono gratis la mid. Not good. Grandi. Dov'è Jarvan? Flasha, bravo. Però Rierelia. Bombasia non funziona. Solo se lo fa Starsky funziona il Bombasia. Noob. Noob. No, no, via, via. Non mana. Via, via. Via, via. Tanto Amumu è fittato. Poi ci chiudiamo il Frozen Earth. Bip, bip. Stavo, ha giocato bene, mi dispiace. 8-0 12, ha giocato veramente bene, stavo bravo. Cioè alla fine, quando c'è qualcuno che gioca bene, io non ho giocato, secondo me, cioè a parte che io ogni game dico che ho giocato male, perché secondo me ogni game potrei sempre giocare meglio, altrimenti sta a challenger. Quindi io parto sempre dal presupposto che devo migliorare. A parte quando gioco con Egarim, ma sì, vabbè, là faccio sbruffone perché finisco sempre un 20 kill. Però con resta PG molti devo migliorare. Quindi partite sempre dal presupposto che è stata sbagliata l'unica cosa. Magari prima ho sbagliato quando mi sono fatto kill là. Cioè, c'è sta sempre. A meno che fai sempre 20-0, sbagli sempre almeno una minima cosa. Più te perfezioni, più sali. C'è poco da dire. Quindi io cerco sempre di capire dove ho sbagliato. Magari pure nelle partite dove ho sbagliato poco poco. Vedete, ci stanno partite con cui te basta andare, impari una lane. Come hai visto, Corelia alla fine è andata a pari. E poi c'è sta, se tu non la fiddi. Cioè, se tu dai una kill, non è che ormai è persa lane o cose del genere o devi fidà. Prendiamo la top, prendiamo la top. C'è sta anche da andare in passivo. Dici, vabbè, là ho iniziato male, mo gioco bene. A differenza mia, Kali ha iniziato male, ha iniziato a fare peggio cazzate. Non si è detta fermiamoci un attimo, smettiamo di fiddà. E ecco quali sono stati i risultati. Ok, che stanno a fa? Drago in 32, Drake. C'hanno la top pushata. Regoliamo un attimo, almeno faccio uscire un attimo Silvio, che c'ho il cane peggio della storia. O vuole uscire, entra da camera mia con finite volte. Ah.
Allora, fammi controllare. Il farm l'ho recuperato, direi. C'ho più farm là di carry avversario, quindi l'ho recuperato abbastanza. Derrick up. Stessa cosa, Irelia top. Interai prende sa torre. Irelia TP. I try. Ah cazzo, ecco questa è una cosa che andò a succede. Ah, so fatto però. GG. Quindi manco devo interrompere il teleport. Con Shen, con questi qua, se voi non volete usare il teleport, ma l'avversario ce l'ha, state sempre attenti. Basta uno stun, qualcosa. Sai quante volte ci ho fregato uno Shen con l'ultimate, con Singed? Una volta ci ho anche tirato il ghost per andargli sotto torre a Flingal. Arrivo. Sento puzza di Irelia qua vicino. Addirittura pure Bombasia ci sta. Me ne andava. È quasi ora. Vai verso del là che salta sui minion. E vabbè. La base proprio. Che fai Akali avversaria? Salta sui minion, cavolo. E un po' di minion avevi, me li provo a pia, va. Che non fanno mai schifo. Mo' l'importante è proteggere Katarina o Caitlyn da Akali e non ci dovrebbero essere problemi. Report trash please. Vai. Le classiche persone. Ah no, no, lo starà solo a insultare. Pensavo che era andato a FK. Armena azzecca là la combo, scemo. GG. E' qua che mo non c'è niente. GG. Quello c'ha la trash sindrome, cioè quella è da ripremere a Q. GG. Dai che se va la seconda vittoria. Ti è piaciuta questa scema? Questo flinged. Dai, sbragamogli tutto. Dai che se va a vincere. Dai che andava la seconda vittoria. Tiè, scemo. Tiè. Così i minion hanno fatto più danno di te. Se mi inchi con 47.000 minion. E sei deficiente. Dove vai te? Vuoi morire pure te? E GG, GGVP ragazzi. Il secondo video delle qualificazioni finisce qui con una seconda vittoria. Dove andrà a finire questo flinged? Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento. Vi ricordo che potete iscrivervi alla pagina Facebook in descrizione. E ci vediamo al prossimo video.